Bentornati ancora una volta qui a Live Social. Siamo prontissimi per andare a riaprire il nostro consueto spazio, la nostra rubrica dedicata alla salute e al benessere. Quindi questo nostro intervento di oggi lo troverete anche sul nostro portale dedicato, ovvero Medicina Regione Lazio. Oggi parleremo di neural terapia, cercheremo come sempre di fare una panoramica la più completa possibile, ovviamente insieme all'ausilio di un esperto, in questo caso il nostro ospite che è già pronto al mio fianco, ovvero il dottor Claudio Dell'Anna, neurologo esperto di terapia del dolore all'interno del Rome American Hospital, che saluto. Salve dottore, benvenuto innanzitutto. Grazie, buonasera. Dottore, grazie a lei per aver accolto questo nostro invito. Abbiamo insomma una bella responsabilità, quella di informare in poco tempo però al meglio chi ci ascolta riguardo la neural terapia. Direi di partire da una definizione per rendere comunque pratico e comprensibile il concetto a tutti coloro che ci ascoltano. Quindi che cos'è innanzitutto la neural terapia? La neuroterapia può essere definita la metodica più organica di impiego terapeutico degli anestetici locali. Questo vuol dire che degli anestetici locali, oltre che un uso anestesiologico, cioè per farsi estrarre un dente senza sentire dolore o per sopportare un intervento chirurgico senza provare dolore, si può fare anche un uso terapeutico. Questo vale la pena di farla come premessa. E si tratta di una storia lunga, perché gli anestetici locali compaiono nell'armamentario del medico nella seconda metà dell'Ottocento e immediatamente costituiscono un sollievo per chi appunto deve fare un'estrazione dentaria o deve fare un intervento chirurgico. Non c'erano molti strumenti a disposizione per lenire il dolore chirurgico, il dolore connesso a un atto chirurgico. Per necessità, data la penuria di farmaci attivi in quel periodo, stiamo parlando della fine dell'Ottocento, si provò a sperimentare questi anestetici locali anche come strumento terapeutico, oltre che come strumento anestesiologico. E con una certa regolarità si dimostrarono efficaci anche in numerose malattie, non solo dolorose. E questo aprì di fatto due scuole parallele: la scuola dell'impiego anestesiologico degli anestetici locali, cioè il loro uso a fianco della chirurgia grande e piccola, dall'odontoiatria fino alla chirurgia importante. Oggi per fare una protesi d'anca si fa una leggera anestesia generale, si fa una peridurale con anestetico locale. E l'altra scuola parallela rappresentata dall'impiego terapeutico degli anestetici locali, che si è sviluppato tantissimo. Bisogna pensare che nei manuali e nei trattati che hanno come materia l'impiego degli anestetici locali, compaiono tutte e due le finalità, sia quella anestesiologica che quella terapeutica, insieme. Anche se è diventata più popolare l'impiego terapeutico degli anestetici locali rispetto l'impiego anestesiologico degli anestetici locali rispetto al loro impiego terapeutico, ma il loro impiego in caso di dolore cronico, per esempio, ancora oggi si dimostra preziosissimo quando siano falliti gli altri tentativi terapeutici, specialmente condotti con schemi farmacologici, con farmaci. Oh, ecco, quindi anche diciamo un utilizzo a livello terapeutico. Io volevo sapere innanzitutto di quali anestetici stiamo parlando in particolar modo e anche ovviamente di quali patologie, come diceva, non solamente quelle collegate comunque al dolore. Beh, furono anzitutto sperimentati sul dolore, su ogni forma di dolore, e con risultati importanti. Ci sono trattati che iniziano, sono datati, cominciano a essere datati dall'inizio del Novecento fino agli anni 2000, in cui in alcune forme di dolore altrimenti intrattabile si propone proprio l'impiego terapeutico razionale degli anestetici locali attraverso infiltrazioni di gangli nervosi, plessi nervosi, nervi e tessuti innervati. Ma per offrire un esempio soltanto, nel 2000 su Circulation, cioè su forse la più prestigiosa rivista di medicina cardiovascolare, è uscito un articolo importante in cui si mette a confronto il risultato terapeutico
della defibrillazione in caso di fibrillazione ventricolare, messa a confronto col blocco anestetico locale del sistema simpatico, cioè con l'impiego terapeutico di anestetici locali, e risulta che è più efficace l'impiego terapeutico degli anestetici locali, niente meno, più che la defibrillazione. Ora, come vedete, non si tratta di una patologia dolorosa, si tratta di una patologia grave, gravissima, del ritmo cardiaco. Oh, ecco, e quindi anche in questo caso comunque può avere la sua efficacia, ecco, la neuralterapia. Io, dottore, volevo andare proprio nel dettaglio rispetto all'aspetto un po' più tecnico, ecco, del discorso. Quindi poi, di conseguenza, insieme al paziente, che tipo di lavoro si va ad effettuare? Ecco, vorrei anche capire se è un percorso che si deve un po' protrarre nel corso del tempo, seppure basta solamente una seduta, se vogliamo, ecco. Generalmente non basta una seduta, e per quanto debba protrarsi il lavoro clinico dipende dalla complessità del caso. Nel caso della neuralterapia, che è l'espressione, diciamo, più complessa, più articolata, più raffinata dell'impiego terapeutico degli anestetici locali, vengono cercate in particolare delle relazioni tra vecchie lesioni e nuove sofferenze. La neuroterapia nasce perché alcuni medici si accorsero che antiche lesioni, o traumatiche o chirurgiche, erano in grado di sostenere patologie a distanza di tempo e anche topograficamente a distanza di spazio dall'origine, dalle lesioni originarie. È noto l'esempio di una donna che aveva una vecchia cicatrice sulla tibia che le doleva, prodotto di un'infezione, di un'osteomelite, si parla degli anni 40 e non c'erano gli antibiotici ancora. Quando il medico andò a trattare la ferita della tibia, riuscì a risolvere un antico dolore alla spalla che aveva la paziente, e quando non c'era niente che faceva pensare che tra la lesione alla tibia di molti anni prima e la recente sofferenza della spalla vi fosse un nesso. La neuroterapia nasce da queste osservazioni e poi diventa una dottrina, perché viene sistematizzato il rapporto tra antiche lesioni e sofferenze più recenti, e sofferenze conseguenti, ripeto, non solo di tipo doloroso. Sono interessanti anche i risultati che si ottengono nel caso di difficoltà alla riparazione tessutale dopo una lesione, una frattura che stenta a consolidare, una lesione per esempio dopo un intervento chirurgico alla mammella che stenta a richiudersi, o un braccio che diventa gonfio per l'infedema dopo uno svuotamento del cavo ascellare. Sono patologie che possono essere trattate con gli anestetici locali e neuralterapia. Quindi sono tanti poi, diciamo, anche i campi di applicazione, sì, se vogliamo, della neuralterapia. Volevo sapere, dottore, se però ci può essere anche magari qualche controindicazione, effetto collaterale, ecco, eventualmente. Intanto deve essere un medico esperto a praticare la neuralterapia, e si tratta di impiegare anestetici locali, che sono farmaci, hanno una loro attività biologica, per cui bisogna conoscerli, bisogna conoscere i dosaggi entro cui si lavora con tranquillità, certo. Bisogna conoscere la tossicologia di queste sostanze, bisogna conoscere lo stato del paziente, se ha una sofferenza epatica, se ha una sofferenza renale. E poi bisogna sapere introdurre l'anestetico locale, la soluzione di anestetico locale, laddove occorre, cioè bisogna lavorare con delle agocannole che vanno da 2 cm fino a 16 cm, il che vuol dire avere una manualità simile a quella del chirurgo generale. Ah, ecco, quindi si lavora attraverso gli aghi, quindi immagino che può essere un problema per chi magari ha paura degli aghi, ecco, ad esempio, sottoporsi ad una seduta di neuralterapia, mi viene un po' così in mente, ecco, questo. Io ho quasi 40 anni di esperienza proprio sul settore, e esistono delle modalità per approcciare il paziente senza spaventarlo. Sono riuscito a fare applicazioni di neuralterapia anche a bambini di 8 anni.
senza che si mettessero a piangere. Bene, quindi sì. Diciamo che poi quando è necessario comunque si fa ovviamente il modo per farlo, certo, sì. È candidato a una cura del genere chi ha una patologia che non risponde ad altre. Se un soggetto si fa una distorsione alla caviglia e questa caviglia dopo 2-3 settimane è guarita o da sola con l'aiuto dei farmaci, non ha nessun bisogno della neuroterapia. Ah, certo. Se dopo una distorsione della caviglia passano 4 mesi e il soggetto ancora non può poggiare il piede per terra, quello è il paziente che deve tenere in considerazione questa risorsa. Quelli poi in quel caso credo che anche la paura degli aghi, insomma, la lasciamo un po' da parte nel caso ci fosse, insomma, in meglio, genere, meglio risolvere un problema ben più grande. In genere chi viene nel mio ambulatorio ha problemi importanti e desidera risolverli, sì. Bene, dottore, io insomma spero che per quanto possibile, visto comunque il tempo a nostra disposizione, siamo riusciti insomma a far comprendere veramente a chi ci ascolta e a fare una panoramica abbastanza completa per quanto riguarda la neuralterapia, però per chi volesse approfondire il discorso insieme al nostro ospite, quindi insieme al dottor Claudio Dell'Anna, vi ho già preannunciato, ecco, che il dottore lo troviamo all'interno del Rome American Hospital, e quindi il Rome American Hospital si trova in via Emilio Longoni numero 69. Dottore, prima di lasciarla, ecco, mi è venuto in mente anche un'altra cosa. Potrebbe essere magari anche interessante fare un esempio proprio di uno o due casi clinici, ecco, da lei comunque sì. Portati avanti, ecco, secondo la sua esperienza, per far rendere anche magari un po' più pratico comunque sì, veramente, ecco, il concetto. Sì. Le faccio due esempi a cui ho pensato proprio, che ho pensato di portare qui come contributo. Perché oltre che sull'efficacia, accendono una luce, un lume su questo discorso della relazione tra antiche lesioni e sofferenze più recenti. Allora, il primo caso è questa donna che, come vedete, presenta una spalla destra addotta, immobile, vedete che è più alta della controlaterale, ed è una donna che ha un altro guaio, ha una vasta ustione toracica con un tentativo di trapianto autoplastico non riuscito perfettamente, ha un grandissimo dolore di urente, sente bruciare questa ferita. Questa è una donna poverina in cura con oppiacei, eccetera. Abbiamo praticato un blocco del ganglio stellato, come vedete questa iniezione di anestetico locale nel collo che raggiunge un centro nervoso che si chiama ganglio stellato, e abbiamo avuto come risultato il ben evidente impallidimento della lesione dell'ustione, da rossa è diventata rosa pallido, come vedete, questo è evidente e corrisponde a un miglioramento clinico. Ma la paziente, come vedete, può adesso effettuare tutti i movimenti con la spalla destra, analogamente a come li può effettuare con la sinistra. La relazione tra la lesione toracica, la lesione l'ustione toracica e il blocco della spalla viene svelata, fortunatamente, perché la paziente sta evidentemente meglio, con l'infiltrazione anestetico locale del ganglio stellato al collo, procedura che la mano esperta conduce col paziente sveglio e collaborante. Ah, ecco, quindi si fa molto molto, diciamo, tranquillamente. E chi la sa fare, sì. Certo. Il secondo esempio invece, nel secondo esempio vediamo questa donna che ha un arto inferiore dal ginocchio al piede gonfio, rosso e estremamente dolente, che ha ricevuto numerose diagnosi, flebite, periflebite, linfangite, erisipela, senza riuscire a trovare una soluzione. Abbiamo ipotizzato che il punto di partenza dello stimolo irritativo per l'arto inferiore fosse una frattura del pube che lei si era procurata cadendo diversi mesi prima, e abbiamo proceduto all'infiltrazione della lesione, proprio della frattura pubica ormai consolidata, sono passati diversi mesi, e del sacrococcige che era stato traumatizzato, e nella foto seguente è evidente il risultato in termini di riduzione del gonfiore, del rossore,
praticamente le due gambe sono tornate uguali, sono tornate uguali nella forma e anche nella funzione. La paziente può camminare senza avere dolore, può tornare, è tornata al suo lavoro di barista oltretutto, cioè lavoro in piedi. Ah, certo, un lavoro nel quale era comunque necessario essere, sì, da, diciamo, in forma, ecco, dal punto di vista articolare e fisico, sì, insomma. Sì, quindi abbiamo anche fatto degli esempi per rendere un po' più concreto il discorso, specialmente a chi ci può anche vedere, ecco, dai social, oltre che ascoltare in radio. Quindi io penso, dottore, che abbiamo comunque fatto un ottimo lavoro, una bella panoramica. Come dicevo, per chi volesse approfondire il discorso con il dottore, lo troviamo, come già preannunciato, quindi in via Emilio Longoni numero 69 a Roma, dove c'è appunto il Roma American Hospital. Abbiamo comunque anche un numero di telefono per un contatto diretto, ovvero il 335 532 9138. C'è anche un sito web in lavorazione che sarà proprio specifico per quanto riguarda la neuralterapia, giusto, dottore? Sì, è un sito scientifico, è diretto, è volto alla formazione dei medici e di chi voglia impararlo, dal punto di vista, i medici che vogliano impararlo, e sarà inevitabile che curioseranno anche pazienti in cerca di, certo, di soluzioni. Ai pazienti che entreranno in questo sito, che si chiama Neuralterapia Oggi e che uscirà dopo l'estate, suggerisco di chiedere al proprio medico curante di consultare il sito, perché si tratta di un sito scientifico, insomma. Oh, quindi il sito è www.neuralterapiaoggi.com. Io, detto questo, vorrei ringraziare ovviamente il nostro ospite, ringrazio ancora una volta il dottor Claudio Dell'Anna, che saluto. Grazie mille, dottore, arrivederci, grazie, buon lavoro ancora, voi, è stato un grazie piacere. Grazie a voi, grazie.